per consolidare all'interno dei luoghi della rappresentanza e delle istituzioni in modo forte una rappresentanza dei due sessi, poche decine di anni sono veramente una cosa infinitesimale. E questa è la ragione per cui ancora oggi nelle istituzioni democratiche, le sedi più alte della rappresentanza, la presenza delle donne è una presenza molto scarsa. Solo in questo Parlamento italiano raggiungiamo per la prima volta il 30%, una delle percentuali più alte della Repubblica, permettetemi una battuta, nel momento in cui maggiore è la distanza che i cittadini sentono dalle istituzioni, su cui da tante parti, e io sono d'accordo con il Presidente Giorgio Napolitano che sia cosa errata, si getta discredito sulla istituzione stessa, in quel momento le donne entrano sempre e viene dato accesso a loro nelle sedi più alte della rappresentanza quando il momento è difficile, quando forse una rappresentanza storica di potere maschile vacilla in qualche modo. E però la rappresentanza delle donne in Italia in tutte le istituzioni, da quelle del Parlamento europeo a quelle italiane, alle sedi regionali, alle province, fino a quando ci saranno i comuni, è tra le più basse in Europa, è tra le più basse nel mondo. Abbiamo raggiunto percentuali inferiori a quelle del Congo, non stiamo parlando dei paesi, dei rapporti con i paesi scandinavi. Io penso che non sia solo una questione di diritti e di giustizia, io penso che sia una questione di pienezza della democrazia e della rappresentanza democratica, perché un'istituzione, un paese che fa a meno di una grande risorsa che rappresenta più del 51% dell'elettorato attivo nella fase dell'elettorato passivo della rappresentanza, è una democrazia monca che sottrae a se stessa una risorsa importante. Noi vediamo che le donne sono tra le più brave a scuola, le giovani donne sono le più brave nei concorsi, sono quelle che si danno più da fare nelle professioni e nello stesso tempo continuano a essere le più disoccupate, quelle che hanno meno occasioni, quelle sulle quali ancora si riverbera con grande forza il peso del doppio lavoro, quello in casa e quello esterno, nel lavoro, nell'attività produttive, intellettuali, varie, che le donne da questo punto di vista realizzano. Il cammino è ancora grande ed è soprattutto grande dentro a questa crisi. Ma le crisi, come sempre, non sono solo occasioni per farsi abbattere, ma come direbbe Schumpeter, come ha detto più recentemente spesso il Presidente Obama, sono anche occasioni di cambiamento. Per cui modificare stili di vita, modelli di sviluppo dentro una crisi, questa è la sfida. Io penso che le donne, che sono grande elemento di innovazione, non solo in Italia ma nel mondo, lo penso dall'Africa all'Asia, al mondo islamico, al mondo cosiddetto, tra virgolette, occidentali. La più grande forza di rinnovamento sono le donne e spesso le giovani donne. Penso alla primavera araba. Da questo punto di vista io ritengo che anch'esse saranno una risorsa nella crisi, a loro come consulta delle elette vogliamo pensare, raccogliendo tutte le elette del Piemonte, facendo corsi di formazione, consentendo a tante più donne di accedere alle istituzioni. In questo testo Emma Schiavon, che io ringrazio di essere qui con voi, ma anche il testo di Marco Severini, 10 donne, storia delle prime elettrici italiane, una storia complessa, particolare, sono 10 elettrici italiane che non sempre sono riuscite a raggiungere, pur avendo molto lottato questi obiettivi, ci racconterà lui di quanto è stata ardua e complessa questa storia. Per quanto riguarda Emma Schiavon, a Torino nel 1911, come voi sapete, si tenne il primo congresso nazionale italiano per chiedere il riconoscimento del voto politico alle donne, fu voluto dal Comitato Pro Voto alle Donne, è stato un percorso lungo ed importante di cui ho cercato di parlarvi. Emma Schiavon è dottore di ricerca in storia contemporanea, ha studiato soprattutto il nesso tra donne, guerra, cittadinanza in varie epoche e contesti e ha pubblicato articoli e saggi sull'argomento e collabora con il Centro Interdipartimentale di Studi delle Donne dell'Università di Torino e di questo la ringrazio particolarmente, ed è socia fondatrice dell'Associazione per l'Archivio delle Donne in Piemonte, a cui ho dato
tutto l'aiuto che potevo, sia in questa veste di Presidente della Consulta delle Elette che nella mia vita precedente, quando facevo l'assessore regionale alle pari opportunità. Marco Severini invece insegna storia dell'Italia contemporanea all'Università di Macerata e ci ricostruisce qui con rigorosa puntualità un contesto socio-politico dell'epoca, analizzando le vicende che portarono a quella sentenza storica e riportando a calla notizie biografiche e vicissitudine di queste 10 donne coraggiose, ma ricadute troppo presto, come spesso capita alle donne nell'anonimato. L'accesso al voto alle donne in Italia, come si sa, è avvenuto poi solo 40 anni dopo, come tutte ben sappiamo, pochi decenni fa, nel 1946. So che vi sapranno appassionare su un argomento di grande importanza. Non ho anticipato di più sui loro testi, perché chi ne può parlare meglio che non le autrici e gli autori. Grazie di essere con noi oggi e speriamo di poter continuare ancora questa proficua collaborazione. Grazie. Grazie a Giuliana Manica, buongiorno a tutti. Sono già state delineate le vicende che fanno parte dello scenario storico di cui ci occupiamo. Ed è singolare che le due vicende di cui qui si parla, che sono presentate nelle rispettive opere da parte dei due autori, sono vicende di oltre un secolo fa, separate da un breve numero di anni, perché la rivoluzionaria sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che per breve tempo riconobbe il diritto di voto a 10 donne marchigiane, è del 1906, mentre il primo congresso pro suffragio femminile che si tenne a Torino nel cinquantenario dell'Unità Nazionale del 1911. Dunque una prossimità tra questi due eventi, che naturalmente è anche una prossimità relativa alla questione che sta alla base delle rispettive ricerche. E benché, ho detto prima, più di un secolo ci separi da questi eventi, quando si tratta di lotte per la difesa dei diritti civili, e in particolare la lunga, accidentata e tenace lotta che le donne in tutto il mondo e anche in Italia sostennero e in qualche modo debbono ancora sostenere per vedere riconosciuta pienamente i loro diritti, i diritti di eguaglianza e nello stesso tempo diritti di specificità, ci richiamano l'idea della grande attualità. I due autori presenti abbiamo pensato possa essere più efficace che dopo un breve cenno di presentazione più nel merito delle rispettive opere si interroghino, per così dire, reciprocamente a vicenda sulle opere rispettive. Io quindi do la parola adesso al professor Marco Severini, di cui è già stato ricordato, docente di storia dell'Italia contemporanea all'Università di Macerata, presidente dell'Associazione di Storia Contemporanea e nonché direttore della rivista Storia delle Marche in Età Contemporanea. Do quindi la parola a Marco Severini, perché immagino vorrà dirci qualcosa di più specifico e poi porre subito qualche domanda all'altra relatrice presente, Emma Schiavò. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a chi ha all'Istituto Salvemini, alla Regione Piemonte e a tutti coloro che ospitano queste presentazioni che abbiamo pensato di fare incrociate. Quindi io parlerò e chiederò ad Emma delle cose sul suo libro e lei farà altrettanto. Dunque, Emma Schiavon ha scritto un testo che ricostruisce appunto il primo congresso pro suffragio femminile che si tenne in un momento storico particolarmente importante, cioè nel 50° anniversario dell'Unità. È un libro scritto con grande rigore scientifico, ma soprattutto è un libro scritto con grande chiarezza e grande comprensibilità. E questo non è un dato poi così scontato o assiomatico nei libri di storia contemporanea. Anzi, i migliori storici della contemporaneità insegnano proprio questo, che un libro, per essere un autentico libro di storia, soprattutto deve essere scritto in maniera chiara e comprensibile. Ed Emma ha colto significativamente questo obiettivo, riassumendolo e contestualizzandolo,
dopo anni di ricerche condotte appunto sul filone della storia di genere e del processo di emancipazione femminile, di cui, le cui protagoniste lei chiama giustamente, poi ne dà anche una spiegazione, femministe. In realtà però alcuni storici usano il termine emancipazionista, alcune parlano di suffragette, Emma parla appunto a pieno titolo di femministe. E la prima cosa però che le volevo chiedere, più che questa distinzione di carattere terminologico, siccome un libro di storia deve saper contestualizzare i fatti di cui parla, ecco, le chiederei di illustrarci qual è questo contesto febbrile, dinamico, che riguarda Torino ma anche tutta l'Italia, in cui si svolge questa prima importante assise. Grazie Tato Marco. Dunque, il contesto sono gli anni del primo del Novecento, che erano non per caso poi definiti la Belle Époque. Era un'epoca davvero bella. Io veramente ogni volta che leggo delle fonti di storia, delle lettere, sono sempre colpita dalla vera voglia di cambiare, da una sicurezza che il mondo stesse andando verso il meglio, che poi è stata bloccata dalla Prima Guerra Mondiale. Diciamo che però il 1911, quando poi effettivamente si svolse in congresso, diciamo ci fu una specie di prima frenata di questo entusiasmo, nel senso che da una parte appunto l'Italia stava celebrando i 50 anni della sua unità, Torino era la città simbolo di questa manifestazione, c'era l'esposizione dell'industria del lavoro che era straordinariamente grande, aveva avuto un dispiego di risorse incredibile. Allo stesso tempo però l'Italia, proprio perché doveva celebrare in qualche modo l'entrata nel consesso delle nazioni europee, stava entrando nella sua prima vera e propria guerra coloniale, proprio nell'ottobre 1911, quando si tenne a Torino il congresso pro suffragio femminile, l'Italia bombardava Tripoli e stava entrando proprio a Tripoli in quello stesso momento. Quindi chiaramente c'è un intreccio di situazioni. Dal punto di vista politico, in città non per caso si trovava Giovanni Giolitti, che era diciamo la figura più importante di tutto il decennio, che Giovanni Giolitti aveva fatto diciamo un accordo, se oggi potremmo dire un gentleman's agreement, con i socialisti, ovviamente non detto, in cui il Partito Socialista, ormai forte a quest'epoca, non si sarebbe opposto in maniera non si sarebbe opposto in maniera frontale alla guerra coloniale da una parte, in cambio gli uomini avrebbero avuto il diritto di voto. Questo è il contesto in cui si inseriscono, io le chiamo affettuosamente, le mie meravigliose rompiscatole, che diciamo in un momento in cui c'è da una parte una celebrazione nazionale, dall'altra un bel accordo fra i liberali di sinistra e il Partito Socialista, vengono a rivendicare, hanno fortemente voluto, malgrado tutto questo, che il cinquantenario dell'unità non passasse senza ricordare che le donne italiane non avevano nessun diritto, sostanzialmente nessun diritto politico, ma anche i diritti civili erano molto molto limitati, perché all'epoca le donne, per esempio sposate, non potevano firmare nessun contratto senza l'autorizzazione del marito, non avevano nemmeno la proprietà della propria dote, cioè la dote veniva data alla donna ma non poteva essere nemmeno venduta o comprata o alienata senza l'autorizzazione del marito. Questo ovviamente bloccava anche qualsiasi accesso di tipo professionale. In questo senso poteva invece esserci, ed è quello che molti temevano, un'unione fra le donne borghesi e le donne proletarie, perché almeno in questo avevano sicuramente un obiettivo comune. Allora, un altro elemento particolarmente suggestivo, visto che la storia politica, la storia sociale è fatta in larga misura da uomini, in questo caso da donne, è la delineazione di queste molteplici figure femminili
che nei confronti dell'Assisi si comportano anche in maniera un po' sorprendente. Pensano a una figura così importante come Emilia Mariani, che è proprio la figura di punta di tutto il movimento femminile torinese, che rappresenta però una minoranza rispetto al grande problema che le femministe italiane vivono nel 1911, e cioè il rapporto con il Partito Socialista e in particolare con questa figura quasi oppressiva, molto presente, molto insomma di grande impatto, che è Anna Kuliscioff. Allora, il Congresso di Torino rappresenta la volontà di una sinistra, di una minoranza di sinistra radicale, potremmo dire, di portare avanti l'istanza suffragista, quindi di battersi per il diritto di voto alle donne, nonostante il parere della Kuliscioff e del Partito Socialista sia altro, e cioè? Dunque, sì, allora, l'opinione del Partito Socialista e di Anna Kuliscioff era che le donne dovevano assolutamente battersi per i loro diritti, non tutte all'interno del Partito Socialista, Anna Kuliscioff sosteneva questo, ma all'interno del movimento operaio, cioè di fatto quello che loro vedevano come fumo degli occhi era appunto la possibilità che ci fosse invece un'alleanza interclassista fra le donne. E proprio questo distingueva, per quello ritorno sulla faccenda del femminista, nel senso che perché io le ho chiamate, ma attenzione, loro si autodefinivano femministe, cioè non è che io ho applicato in modo anacronistico il termine, addirittura sono stata da poco al congresso della Società Italiana delle Storie, che quindi mi ha colpito. Il termine femminista all'inizio del Novecento era entrato nell'uso, tanto che era stato prodotto a Torino una comica che diceva Luigina diventa femminista. Io sono rimasta, ormai era entrato nell'uso. E chi erano appunto definite le femministe? Le, appunto, le donne che si battevano per i loro diritti in modo indipendente, si intendeva anche indipendente rispetto al movimento operaio e socialista, perché appunto normalmente c'era assolutamente, era fondamentale, importantissima una corrente, potremmo definirla femminista, all'interno del movimento operaio, ma loro non si definivano femministe, nel senso che c'era proprio una definizione politica differente, e c'era effettivamente uno scontro politico tra chi, come Emilia Mariani, che sicuramente partendo da posizioni iniziali operaiste repubblicane si era poi avvicinata al Partito Socialista, però che dava come prioritaria la lotta delle donne di per sé come soggetto politico. Loro hanno comitato provoto donne di Torino, produsse un documento molto bello, molto importante nel 1910, proprio per rispondere a quella che invece erano le accuse di femminismo borghese. Ecco, le donne che si battevano per i diritti delle donne erano accusate all'interno del Partito Socialista, ma poi la cosa è durata a lungo, anche fino a tempi molto recenti, di essere femministe borghesi. Perché? Perché si battevano per il diritto di tutte le donne, quindi diceva obiettivamente favoriscono la classe borghese. Se ho un attimo di tempo, leggerei un pezzettino, secondo me molto interessante e bello, che loro avevano scritto, Comitato Provoto Donne di Torino, in risposta in particolare ad Anna Kuliscioff, che al congresso socialista le accusava di questo. Loro dicevano: la distinzione tra femminismo borghese e femminismo proletario è assolutamente arbitraria e insussistente, perché è femminismo la lotta che il sesso femminile tutto quanto è impegnato a combattere contro la supremazia maschile, che dall'individuo alla famiglia allo Stato impedisce il libero spandersi della personalità femminile, legandole tutti i diritti ed opprimendola di tutti i doveri. Ora, ognuna donna, a qualunque classe appartenga, in qualunque posizione si trovi, è privilegiata a tal segno da non soffrire di questa privazione dei più elementari diritti naturali, ed in conseguenza, se un femminismo c'è, esso è unico e simile per tutte le donne, nessuna eccettuata. Il documento è lungo, ma finisco solo col finale, perché io sono stata colpita dalla spavalderia delle mie concittadine femministe di allora, che, ben conoscendo i rapporti di forza col Partito Socialista, con Giolitti, però
in maniera molto rigorosa rovesciavano diciamo il moralismo contro il Partito Socialista, dicendo a loro: chiede pertanto al Congresso Nazionale del Partito Socialista che non solo sia fatta una propaganda per le donne nell'agitazione del suffragio universale, ma che nell'atto pratico di una prossima riforma elettorale il Partito Socialista, fermo nei suoi principi, sicuro nel suo programma di redenzione sociale, non accetti nessuna proposta di allargamento di suffragio il quale non comprenda esplicitamente anche le donne, perché il Partito Socialista aveva il voto alle donne nel suo programma, attenzione, per questo era l'interlocutore, ma di fatto dava la priorità al voto ai soli uomini. L'ultima domanda, allora, lo spaccato proposto da Emma è particolarmente interessante anche e soprattutto da un punto di vista sociale, perché Emma spiega molto, in maniera molto chiara, che appunto la maggior parte di queste donne che si impegnavano nel suffragismo del tempo erano sarte e insegnanti, e questo fa molto riflettere, perché in tempi in cui era in vigore uno dei più superati istituti della legge italiana, quello appunto dell'autorizzazione maritale, insomma, le donne non avevano ancora l'accesso alle professioni pubbliche. A me invece mi ha colpito molto un passo in cui Carmela Baricelli, che sembra essere una delle più attive e soprattutto una delle più lungimiranti, dice: disse la mia egregia amica Teresa Labriola che vi è nulla di peggio dell'analfabetismo. No, egregia amica, vi è di peggio l'assenteismo, che penso in questo caso volesse dire, possa essere declinato come assenza delle donne, da ogni lotta politica e sociale. Vi è di peggio l'egoismo che consacra tutto l'ingegno e lo studio a procacciarsi ricchezze proprie, non curando se per esse si passi col piede, col cuore altrui. Vi è lo sprezzo per ogni idealità. Insomma, tra le tante vicende di vita che tu delinei in questo bel libro, ce n'è una secondo te maggiormente foriera di studi nell'avvenire, nel futuro, qualcuna che meriterebbe, al di là dei profili a cui tu accenni sul dizionario biografico degli italiani, che però sono profili, lo dico da redattore del dizionario, spesso molto carenti? Ad esempio il profilo su Lodovica Mortara, che è uscito nel volume 77, non dice assolutamente nulla del suo impegno civile nella Mantova, che invece, insomma, fu un impegno particolarmente importante. Ecco, quale ti sentiresti di suggerire come figura che più di altre tra le protagoniste del convegno del 1911 bisognerebbe di ulteriori studi? Beh, certo, qua la risposta purtroppo viene da sola, nel senso che la leader del comitato Pro Voto Donne Torino, colei che veramente ha promosso, colei che veramente ha voluto, si chiamava Emilia Mariani, ed è una figura che assolutamente meriterebbe uno scavo ulteriore. Anzi, io mi sono all'inizio chiesta: ma come mai non è mai uscita? Diciamo che mi sono data una parziale risposta quando ho visto le sue lettere alla fondazione, che e lei era talmente impegnata in mille cose che scriveva in una maniera pazzesca, praticamente incomprensibile. Ho detto: ah, ecco perché non è ancora stato fatto, nessuno ha osato andare. Però insomma, chissà, magari in futuro ho cominciato a interpretare alcuni pezzi grazie all'aiuto fondamentale dell'archivista dell'Einaudi, si potrebbe tentare di provare a interpretare altre cose che lei scriveva a mano, naturalmente. No, comunque lei è sicuramente un personaggio importantissimo, faceva parte all'inizio del secolo del Partito Socialista, per il Partito Socialista aveva rischiato la galera perché aveva pubblicato un articolo sulla condizione delle donne, che era stato accusato di istigazione all'odio di classe, che all'epoca era un reato. Quindi aveva dovuto subire un processo a questo punto di vista, e poi aveva diretto giornali. Però è finito bene per lei. È finito bene, anzi, molte...
lì in questa occasione era stata difesa dall'avvocato Cagno, che poi divenne un insigne suffragista, perché il Comitato Pro Voto Donne di Torino, diversamente da altri, anche era aperto anche agli uomini. E alcuni, in particolare lui, effettivamente erano militanti suffragisti pro voto donne. Oltre a questo faceva parte di associazioni culturali, oltre a questo lei faceva la maestra, lei era maestra ed era, diciamo, tra le organizzatrici del sindacato delle maestre a livello nazionale. Lei presenziava a tutti i congressi internazionali, perché è molto importante ricordare che le suffragiste italiane erano assolutamente in contatto col movimento internazionale. Anzi, ma scusa, il fatto che lei sia scomparsa improvvisamente il 17 a Firenze non può aver determinato in qualche modo l'assenza degli studi sulla sua figura? Perché allora, il 17 siamo in piena guerra. Sì, allora, sicuramente questo, che è un tema molto importante anche nel tuo libro, cioè quello della mancanza di memoria, di fonte, eccetera, delle donne, che è molto importante tematizzare, avrà probabilmente avrà avuto un peso, se uno penso di sì, nel senso che chiaramente se già in generale c'è la tendenza da parte delle donne a non conservare i propri documenti e tantomeno da parte delle famiglie a conservare i documenti delle proprie donne, e questo è molto interessante quello che tu lo tematizzi nel tuo libro, certamente nel momento in cui c'è una morte improvvisa quasi sempre è un momento difficile per la dispersione proprio delle carte, per poi poter andare a studiare. Questo vale anche per gli uomini, ovviamente, però io penso che non sia quello il vero motivo, perché in realtà c'era Rita Iacchia, che era un altro personaggio molto interessante, perché di solito la maggior parte del Comitato Pro Voto Donne erano, abbiamo detto, maestre e sarte. Lei invece era una donna manager, anzi era, penso, una delle prime donne manager. Era praticamente l'amministratrice delegata della Cirio e faceva parte del Comitato Pro Voto Donne. Cirio, che allora era piemontese. Assolutamente, ma anche... lei ha sicuramente operato per trattenere i documenti, e anche perché fu poi lei a voler pubblicare i 17 anni del Pro Voto Donne Torino, e raccolse sicuramente l'eredità, quello aveva sia i mezzi sia l'idea. Poi il problema è che le suffragiste torinesi, proprio l'ambito torinese, non è stato molto studiato, e quindi non voglio fare ulteriore pubblicità al mio libro, però effettivamente, dal punto di vista un po' più corale, la parte di inizio Novecento, torinese, piemontese, c'è ancora molto lavoro da fare, quindi si spera che in futuro si sappia di più di queste. Grazie. Allora direi che adesso potrebbe essere Emma che riflette, pone domande specifiche sul lavoro di Marco Severini, che si riferisce, come ho detto prima, ad una vicenda poco nota, se non nell'ambito degli studiosi, e che riguarda un avvenimento molto importante di appena 5 anni prima della convocazione del congresso pro voto femminile di Torino. Sì, benissimo. Allora, appunto, il libro di Marco Severini, è appunto questo libro 10 donne, è un libro che restituisce memoria. Questo è, mi sembra, uno dei punti fondamentali. Lui restituisce memoria, appunto, a questa alle prime 10 elettrici politiche d'Italia, che per un breve momento furono chi, e qua ci ricolleghiamo a come dicevamo prima, 10 maestre marchigiane. Appunto, se non mi sbaglio, 9 di Senigallia e una di un'altra cittadina lì vicino, nel 1906. Come mai ben 40 anni prima della reale fruizione del diritto politico 10 maestre ebbero questo diritto? Perché la situazione era la seguente: la legge per il diritto di voto politico in Italia era formulata senza menzionare le donne, cioè si dava talmente per scontato che le donne non votassero, non avessero un voto politico,
perché si menzionava il fatto che fossero interdetti dal voto politico, che aveva avuto una condanna penale, che ha stato appunto un'interdizione per vari motivi, ma non le donne. Le donne erano invece citate in modo esplicito nella legge del voto amministrativo, anche perché c'era, diciamo, anche una piccola ferita a livello nazionale, o anche una grande ferita, perché alcune donne prima dell'Unità d'Italia votavano per quanto riguarda le elezioni amministrative, in particolare votavano nel Lombardo-Veneto e in Toscana. E invece con l'Unità d'Italia era stato applicato in modo rigoroso, diciamo, la legislazione improntata a quella napoleonica, e quindi erano state escluse, diciamo, di tipo francese. E quindi erano escluse esplicitamente. Allora, nel 1906, diciamo inizio Novecento, il movimento femminista e suffragista italiano comincia a organizzarsi effettivamente in associazioni legate fra di loro da una rete, legate fra di loro da giornali, da testi, e decisero di cominciare la prima, fu Bice Sacchi che poi fu anche la prima a fare la relazione al primo congresso di Torino, deciso di usare questo silenzio della legge per iscriversi nelle liste elettorali. Quindi presentarono in varie città d'Italia la loro candidatura, in particolare chi? Le maestre. Perché? Perché la legge elettorale diceva questo, che per quanto riguardava gli uomini c'erano alcune, dovevano avere alcune caratteristiche in questo momento, nel 1906, cioè non tutti gli uomini potevano votare chi aveva dava una certa, così contribuiva alle tasse per un certo censo, e anche chi invece aveva la licenza elementare, e le maestre, che in realtà in gran numero fin dai primi anni dell'Unità d'Italia entrarono entrarono a insegnare nelle varie città del regno, davano la patente agli elettori in un certo senso. E allora soprattutto maestre, che quindi diventarono un punto fondamentale, si iscrissero nelle liste elettorali, furono accettate in moltissime città in Italia, perché giustamente le commissioni elettorali, vedendo la legge, dicevano non c'è niente che impedisca alle donne, quindi loro possono. Però immediatamente i procuratori del regno in quasi tutte le città fecero immediato ricorso contro l'iscrizione di queste donne. Un'iscrizione non era stata estemporanea, ovviamente era stata decisa a livello nazionale, era stata organizzata dalle associazioni femministe, fecero ricorso e vinsero in quasi tutte le corti d'appello, tranne quella appunto di Ancona, che all'epoca era presieduta da Ludovico Mortara. E quindi, diciamo, la seconda restituzione di memoria è, a proposito di Ludovico Mortara, la forza, l'importanza della sua figura. Non ce la faremo mai. E anche la lungimiranza di questo insigne giurista, di cui però si perde la memoria in parte della sua figura, ma anche e soprattutto del fatto che fu il primo a riconoscere il diritto di voto alle donne. Allora, io comincerei da lui, da Ludovico Mortara, che è anche uno dei protagonisti. Mi ha colpito sicuramente, io non conoscevo ovviamente la sentenza, ma non invece la sua figura in generale, soprattutto mi ha colpito molto una sua idea dinamica del diritto, se io l'ho definita così, l'idea che il diritto non doveva essere un appiattirsi in modo letterale sulla legge, ma interpretare in modo quasi organico quello che succedeva nella società. Quindi, insomma, vorrei prima di tutto che ci ricordassi l'importanza di questa figura e poi la figura invece di queste 10 maestre. Allora,
Secondo me, meglio di me, l'ha scritto Elena Lewenthal sulla Stampa, parlando di questo libro, dicendo che, ribaltando il luogo comune, si dice sempre che dietro un grande uomo c'è una grande donna, lei invece ha detto anche le donne hanno le loro eroine, in questo caso 10 più 1, riferito a Lodovico Mortara. Lodovico Mortara, mantovano, classe 1855, è un giudice che si vede arrivare la richiesta appunto di queste 10 donne e, non essendoci un'esplicita definizione di legge sul voto politico, fa un ragionamento molto semplice e dice che come si può interpretare se queste donne abbiano ragione o meno. Vado a vedere la carta costituzionale del tempo, che era lo Statuto Albertino, che era stato emanato in questa città il 4 marzo 1848 e che diceva, a proposito, l'articolo 24, tutti i regnicoli sono uguali di fronte alla legge, ma i regnicoli nel linguaggio ottocentesco sono gli abitanti del regno, ma gli abitanti solo maschi o anche gli abitanti femmine? Per sciogliere questo dubbio, su cui i legislatori non si erano, guarda caso, pronunciati fino al 1906, il giudice Mortara va a vedere gli articoli successivi, dal 25 al 32 dello Statuto Albertino, che riconoscono alle donne tutti i diritti civili, sociali e politici. Allora Mortara dice: se si fosse voluto tenere fuori tra questi diritti quello di voto, la legge l'avrebbe dovuto scrivere, non l'ha scritto, ergo iscrivo queste donne alle liste elettorali dei due comuni di residenza, che erano appunto Senigallia e Montemarciano. Dunque, io sono andato a fare i conti, siamo nel 1906, nell'ultimo decennio, dal 1896 al 1906, un governo durava mediamente 8 mesi. I tempi non sembrano essere molto passati. Le maestre rimasero iscritte alle liste elettorali per 10 mesi, quindi ebbero la grande chance non solo di essere le prime elettrici, ma anche le prime votanti. Il problema è che appunto al governo c'era questo austero signore piemontese che si chiamava Giovanni Giolitti, che formò il suo terzo ministero, che gli storici oggi ricordano come il lungo ministero, perché è durato 3 anni e mezzo, dal giugno del 1906 al dicembre del 1909. Quindi queste 10 maestre che coraggiosamente avevano rivolto questa istanza si videro negate il loro diritto semplicemente perché non ci fu una crisi di governo. Quindi dall'anonimato da cui provenivano, dopo questi 10 mesi, in questo anonimato ritornarono. Volevo anche che dicessi qualcosa in più a proposito delle maestre. Allora, io durante i miei studi vedo una autovalutazione molto forte che si davano le maestre, cioè le maestre si ritenevano le prime alfiere della modernità e della modernizzazione della nazione. Allora, è molto interessante il fatto che tu ricostruisca dal punto di vista biografico, alla fine di questo libro, la storia di queste 10 maestre, rispetto ovviamente alle fonti, soprattutto, che hai visto tu, e ovviamente viene fuori soprattutto qual era diciamo la loro carriera professionale. Naturalmente ci sono cose che colpiscono particolarmente. Potrai già immaginare che, per esempio, una maestra ebbe una vita terribilmente accidentata, perché pur sposando successivamente la persona in questione rimase incinta prima di essere sposata, e da quel momento ebbe una vita infernale. Vengono fuori tutte quante le sue situazioni, ed è particolarmente interessante che a un certo punto il direttore didattico e il provveditore agli studi dicevano: il primo dovere dell'educatrice pubblica è il pudore, poi tutti gli altri. Questo perché in un certo senso dovevano proprio incarnare, no, anche questa rispettabilità piccolo borghese, erano anche in questo senso, per quanto negativo, una figura simbolo. Se oltre a questo tu ci volessi dire qualcosa, sarebbe... Dunque, la maestra si chiamava Giulia Berna e si trovò di fronte al muro di gomma, per usare un termine che utilizza Emma nel suo studio, di una burocrazia assolutamente maschilista, tradizionalista e ultraconservatrice. Per aver procreato fuori il matrimonio venne convocata di fronte a tutte le autorità
della provincia d'Ancona e soprattutto di fronte al prefetto, che era notoriamente in età liberale il capo della provincia, come se avesse commesso chissà quale forma di reato. Fu una sorta di vero e proprio processo civile che però si concluse un po' come quello di Emilia Mariani, cioè il fatto non sussiste, quindi non ci fu nessun tipo di condanna, ma la maestra continuò a essere perseguitata dalla burocrazia scolastica, che addirittura la spostò ad insegnare in Umbria, poi la fece ritornare nelle Marche, insomma, e probabilmente, perché noi non lo possiamo dire con grande esattezza, Giulia Berna fu una di quelle che appunto organizzò questa domanda, grazie alla quale le maestre divennero le prime 10 rettrici della storia italiana. Quindi ecco, insomma, una donna di grande coraggio che ha dovuto sopportare pesi, sacrifici di ogni specie. Ecco, forse è più interessante da un punto di vista storiografico dire che nel 1906 le maestre erano ancora delle dipendenti comunali. La legge Danneo-Credaro del 1911 avrebbe poi stabilito la vocazione allo Stato di questo ramo di istruzione. Quando il libro è stato presentato al Senato, a Palazzo Madama, lo scorso novembre, ad un certo punto, insomma, il moderatore ha detto: ma c'è qualcuno che vuole intervenire? Ha preso la parola la novantenne, mi pare, Marisa Cinciari Rodano, che è stata eletta alla prima legislatura repubblicana nel 1948, dicendo: ah, questo libro l'avrei voluto scrivere io. Il problema è che per trovare i fascicoli delle maestre, dopo lunghi anni di ricerca, si sono trovati in un deposito dell'archivio comunale di Senigallia, proprio perché le maestre erano delle dipendenti comunali. Ma insomma, vi lascio immaginare come possa essere questo subdeposito dell'archivio comunale di Senigallia, molto lontano, molto ignorato, dove praticamente al di là dei topi quasi nessuno va. Quindi lo storico spesso si trova anche di fronte a delle difficoltà oggettive nella ricerca delle fonti. Sì, d'altra parte però è vero che quando si tratta di donne quasi sempre queste difficoltà si moltiplicano. Non per caso io sono fra le fondatrici dell'Archivio delle Donne in Piemonte, con l'idea di così raccogliere ricordi, fonti relative alla storia delle donne. Perché? Già solamente il cognome, nel momento in cui il cognome viene trasmesso ai figli con il nome del marito, è già più difficile da ricostruire. Normalmente le stesse donne danno meno importanza alle proprie carte, qui vedo diversi casi, magari se poi puoi parlarcene. Mi ha colpito per esempio che tu dici che non è stata conservata la memoria familiare da parte di nessuna delle famiglie di queste 10 donne, di questo gesto. E vorrei che tu ci dicessi qualcosa a questo proposito. Sì, molto, molto brevemente, erano delle maestre precarie e in quanto tali ad un certo punto non trovarono più forme di sostentamento, quindi più della metà di esse abbandonò la regione d'origine, le Marche. Tra l'altro una di queste ha lasciato perdere le proprie tracce sul lago d'Orta dopo aver risieduto in un comune, quindi piemontese, non si sa che fine. Se ne occuperà l'archivio delle donne, ecco, sicuramente. Lo spero perché è l'unica delle 10 di... No, ma c'è anche Omegna, quindi c'era Orta Omegna, mi ricordo bene, avevo già segnato, adesso qua dobbiamo andarle a recuperare. Però io mi auguro che l'archivio delle donne in Piemonte possa colmare questa lacuna, perché è l'unica di cui non sappiamo la data di morte, perché potrebbe essere morta ovunque. Comunque ecco, insomma, c'è una difficoltà nel reperire queste fonti, ma c'è anche il problema della memoria. Essendosi trasferite altrove, queste donne non lasciarono sedimentare la memoria di questo gesto così importante nella loro famiglia, e probabilmente questo libro non sarebbe mai stato scritto se un coraggioso studente di giurisprudenza dell'Università di Perugia negli anni 80 non avesse fatto una tesi giuridica, quindi sulla sentenza Mortara, e poi si fosse tolto lo scrupolo di vedere se esistevano ancora delle discendenti di queste maestre, e trovò proprio le due figlie della maestra sopra citata, Giulia Berna, che era morta da diversi anni, che si ricordavano di una madre generosa, di una madre combattiva, di una madre particolarmente audace, ma non sapevano minimamente che la loro madre era una delle prime elettrici
della storia italiana. Ecco, forse il libro restituisce in questo senso un po' di memoria, un po' di giusta ricostruzione ad un gesto davvero inedito, direi molto coraggioso. Certo, allora, sicuramente ci sono stati dei problemi, rispetto alle vite di queste donne, come sono svolte. Tuttavia, io credo, dopo molti anni, che è veramente importante per la memoria che ci sia l'inserimento all'interno di un discorso pubblico, di un discorso circolare. Cioè, si perde la memoria, l'importanza della memoria, nel momento in cui non ci sono i rimandi, cioè magari c'è il singolo che... Quindi è, secondo me, molto importante che appunto Marco Severini, tanto più che normalmente si è soprattutto occupato di altro, fra l'altro anche temi importanti anche per il nostro, soprattutto i plebisciti del 48-49, quelli del 1860, di cui adesso magari diciamo due parole, insomma tutta la parte dell'Unità d'Italia. È importante che in qualche modo invece ci siano dei rimandi, perché solo in questo modo effettivamente si crea la memoria. C'è a questo punto un pezzo del libro molto interessante, pagina 44, che dice: è difficile farsi una ragione della completa dimenticanza di un evento così epocale in una regione come le Marche, caratterizzata da un grande interesse per la storia e accarezzata nell'ultimo 50 anni dall'avvicendamento di almeno tre differenti generazioni storiografiche. Tra l'altro, i principali ma anche i minori avvenimenti etichettabili nell'ampio fronte della cultura politica progressista, democratica, antisistema, di opposizione e simili, hanno beneficiato di notevole attenzione da parte degli studiosi. Allora, però, nel momento in cui però manca l'idea che ci sia un riferimento circolare a questo, anche in questa situazione apparentemente favorevole, ecco che viene a mancare la memoria. Quindi questo trovo molto importante. Prima di dare la parola alla Presidente della Consulta Femminile Regionale, Maria Agnese Vercellotti Moff, gli interventi dei due relatori mi hanno stimolato ancora una domanda che ovviamente per la quale non ci saranno tempi per la risposta, ma che può essere comunque interessante avere un'idea. La domanda che volevo fare a Marco Severini era se nell'ambito di questa ricerca da lui fatta aveva anche, immagino, incrociato, comunque intercettato quella che era stata la risonanza, diciamo così, che vi era stata di fronte a questa sentenza, cioè se la stampa dell'epoca, personaggi politici dell'epoca avevano in qualche modo ripreso questa cosa o se era rimasta confinata, come dire, in una sorta di stranezza, diciamo così, giuridica. Allora, innanzitutto grazie Marco di questa domanda, perché mi ero dimenticato di dire che nel libro di Emma c'è tutto un bellissimo capitolo dedicato ai risvolti della stampa del congresso del 1911 e ci sono molte cose curiose, molte cose interessanti. Per quanto riguarda la sentenza Mortara del 25 luglio del 1906, Lodovico Mortara era già uno dei principali giuristi italiani, avrebbe concluso la carriera come primo presidente della Corte di Cassazione, quindi insomma il vertice del vertice. Dopo aver emesso questa sentenza, ebbe contro tutto il mondo giuridico italiano, davvero tutto, e si prese 13 anni dopo una rivincita però molto significativa, ebbe tutto contro tutto il mondo giuridico e soprattutto la stampa, perché la stampa italiana mandò a partire dalla stampa, il Corriere della Sera, il Giornale d'Italia, i propri inviati a capire come mai in questa regione sonnolenta e dimenticata dallo Stato per 50 anni come le Marche fosse stata emessa una sentenza rivoluzionaria, no? È vero che secondo alcune stime il Ministero dell'Interno, ad esempio ad Ancona, su 45.000 abitanti c'erano 44.000 sovversivi, quindi anche le donne, i bambini, gli anziani, ma queste erano le favole del Ministero dell'Interno giolittiano. Però al di là di questo, insomma, furono mandati dei veri e propri inviati per capire che cosa mai fosse successo. No, dicevo della rivincita che si prende Mortara nel 1919, diventa ministro di Grazia e Giustizia, uno dei primi provvedimenti è la famosa legge Sacchi che abolisce l'istituto dell'autorizzazione maritale, cioè le donne fino a quel momento avevano bisogno anche per uscire di casa dell'autorizzazione del marito, e soprattutto apre alle donne l'accesso alle professioni, e la prima donna avvocata, tanto per fare un esempio, italiana, fu una lombarda che si era trasferita nelle Marche, Elisa Comani,
che venne iscritta appunto nel Foro d'Ancona nel 1919. Quindi secondo me lì per lì è stato Mortara come giudice boicottato da tutto il mondo giuridico italiano, anzi la politica subito strumentalizza l'uomo, perché quando si vuole mettere da parte qualcuno lo si chiama in un ministero. Il suo amico Vittorio Emanuele Orlando, che poi sarebbe stato presidente del Consiglio, lo chiama a Roma come capo di gabinetto proprio per estirpare la carica eversiva di questa sentenza. Però Mortara direi che si è preso una bella rivincita. È morto il 1 gennaio 1937, sul suo testamento ha scritto, era ebreo: seppellitemi nel cimitero israelitico di Mantova, non voglio che il senato fascista mi commemori. Tant'è vero che Luigi Federzoni, presidente del senato, aprendo le sedute del 1937, dice: adesso dovremmo commemorare tutta una serie di senatori morti, ma uno di questi, Lodovico Mortara, me lo impedisce. Questo è proprio il segno di un uomo lungimirante che, pensate, nel 1919 parlava contro l'uso eccessivo che il governo Nitti faceva del decreto legge. Anche questo è un elemento, secondo me, di grande attualità. Grazie ancora per questa precisazione. Darei la parola ora alla Presidente della Consulta Femminile Regionale, Maria Agnese Vercellotti Moffa. Grazie e buongiorno. Io sono qui per presentare il catalogo di una mostra, o meglio la mostra stessa, che la Consulta Femminile Regionale del Piemonte ha allestito e curato con molta attenzione e rigore storico, proprio sul processo di emancipazione delle donne nel 1900. Proprio per capire meglio discorsi e libri come quelli che sono stati presentati oggi, penso che in particolare i giovani, permettetemi di non dire solo le giovani, ma i giovani debbano conoscere questa parte, che è parte fondamentale e importantissima della storia d'Italia, che è la storia delle donne, molto spesso taciuta, nei libri viene ignorata, glissata, come se non fosse importante. Invece, naturalmente, le donne, non essendo solo l'altra metà del cielo, ma più della metà della popolazione italiana, hanno contribuito molto e moltissimo al raggiungimento del livello sia di benessere che di democrazia che godiamo nel nostro paese, ma l'hanno fatto al contempo strappando veramente i diritti verso la parità. Abbiamo sentito parlare del diritto al voto, ma questo è solo uno dei diritti che le donne hanno dovuto conquistarsi con consapevolezza, coscienza di sé, importanza e dignità. Si diceva delle maestre. Le maestre certo facevano parte dell'intelligenza femminile, perché più che tanto non venivano istruite le donne, e quindi era anche loro uno strumento importante a livello anche educativo per crescere poi e seminare questi concetti di giustizia e di dignità anche nei loro allievi e nelle loro allieve. Mi rivolgo in particolare adesso veramente alle ragazze, alle giovani, perché come diceva Giuliana Manica, la presidente della Consulta delle Elette e ex assessore alle pari opportunità regionale, forse le giovani donne nate con diritti acquisiti o perlomeno sanciti pensano che sia giusto, no? Ci sembra giusto, però non conoscono come sono stati raggiunti, chi per loro li ha ottenuti e come sia importante esserne consapevoli anche per conservarli. Perché far crescere nella consapevolezza della giustizia dei diritti acquisiti è fondamentale per la loro conservazione e anche per il loro riconoscimento. Ai giovani uomini, intendo, chiedo proprio anche l'attenzione a questa parte della storia, perché loro devono esserne ugualmente consapevoli e affiancare
le donne nella richiesta di parità e di diritti, perché diversamente, se saranno sempre solo le donne tacciate, e qui mi permetto di dire che il termine femminista, proprio perché ha portato a lotte, conquiste e contrapposizioni, ha assunto un significato un po' negativo, perché si dice una femminista, come dire, è un'esagitata, è una che no. Le lotte femminili, allora le chiamiamo, sono importanti, e guardate che in questo momento in cui troppo spesso la dignità della donna, fino al suo diritto alla vita, viene quasi quotidianamente offesa, è importantissimo. Invito quindi ad andare a visitare questa bella mostra che nei suoi 100 pannelli illustra tutto questo percorso, alle carceri nuove. È stata portata ed è esposta in modo permanente al Museo delle Nuove, e lì si potrà veramente, tra l'altro in un ambiente molto suggestivo e coinvolgente, rendersi conto di tutto questo. È una lezione di storia importante che si fa in modo piacevole e che forse farà venire voglia di approfondire, e così poi accostarsi a delle opere più di approfondimento, come sono i due importanti libri presentati qui questa mattina. In altri campi c'è un'ampia letteratura, anch'essa spesso trascurata, che però ci insegna: fare memoria e avere, possedere questa memoria è importantissimo per poter guardare avanti. E guardate, lo sappiamo tutte che ci sono tanti diritti che sono sanciti per legge. Noi abbiamo una legislatura che è quanto mai favorevole alle donne, ma un conto sono i diritti affermati e sanciti e un conto sono quelli goduti. E perché possano essere goduti, ci vuole un cambio culturale che richiede l'impegno di tutti. Quindi incominciamo ad andare a vedere da dove arrivano, come sono e come ci si può continuare ad impegnare per ottenerli. Qui abbiamo portato un certo numero di volumi che volentieri mettiamo a disposizione, direi in particolare per gli insegnanti che, se volessero usarli come strumento proprio di insegnamento per poi accompagnare i loro ragazzi a visitare la mostra, ci farebbero molto piacere. Con l'augurio quindi che cresca anche nelle nuove generazioni la consapevolezza che la storia è una sola, è fatta di maschile e di femminile, di presenze di figure importanti maschili e femminili. Io vi invito ad andare a visitare la mostra, vi ringrazio della presenza. Prima di concludere, ringraziando tutte le relatrici e il relatore, vorrei segnalare a chi fosse interessato che sono a disposizione per l'acquisto a prezzo di salone alcune copie del volume 10 donne di Marco Severini. Ringrazio ancora le relatrici e il relatore, e ringrazio il pubblico che ha partecipato a questo dibattito.